primo tour abruzzese in preparazione delle ormai prossime elezioni regionali dell'onorevole Maurizio Lupi, segretario nazionale di Noi Moderati, accompagnato dal segretario regionale di Noi Moderati, l'onorevole Paolo Tancredi, in una serie di incontri sul territorio. Questa mattina visita istituzionale al comune di Avezzano per una riunione con il sindaco Giovanni di Pangrazio. Credo che il dovere di chi ha responsabilità politiche nazionali sia quello di andare innanzitutto a incontrare i sindaci, a capire quali altri bisogni c'è. L'Abruzzo in questi 5 anni con la presidenza Marsilio ha avuto un rilancio forte, è tornato ad essere quella regione protagonista, ma abbiamo bisogno, proprio perché si avvicinano le elezioni, di capire come migliorare ancora. I primi interlocutori sono i sindaci e in particolare per la sensibilità che noi abbiamo, i sindaci che vengono e rappresentano liste civiche, cioè rappresentano innanzitutto quella società civile che vuole tornare ad essere protagonista e che troppo spesso è lontana dalla politica. Noi, come Noi Moderati, che presenteremo le nostre liste alle elezioni regionali, innanzitutto poniamo attenzione ai temi che ci sono più cari, quello della famiglia, del sostegno alla famiglia in un momento come questo, anche in questa regione, il tema dell'educazione, della formazione, il tema delle infrastrutture che sono fondamentali per il rilancio di una regione come quella abruzzese, e poi il tema della vocazione di questa regione che fa della qualità penso agroalimentare, della qualità turistica. L'Abruzzo ha avuto un rilancio enorme anche da questo punto di vista, e anche della qualità delle imprese. L'Abruzzo ha una rete, un tessuto di distretti industriali interessanti, dalla Valle del Sangro alle altre zone industriali, e quindi credo che su questo, insieme con il presidente Marsilio, faremo un programma che guarda all'Abruzzo del 2030, ma Noi Moderati vuole dare il suo contributo, che poi è un contributo di serietà, concretezza, responsabilità, che sono quelle che appartengono a un'idea di politica che è la nostra storia. Noi abbiamo bisogno di questa interlocuzione, abbiamo bisogno soprattutto di persone che abbiano una valenza nazionale. La nostra amministrazione è un'amministrazione fondamentalmente civica, moderata, più che altro di centro, e quindi è un'accoglienza che sicuramente, una presenza che sicuramente farà bene alla città di Avezzano e a tutta la Marsica. Un'esperienza come quella civica di Avezzano è importantissima, ma Maurizio Lupi sta facendo un giro anche per la regione. Oggi saremo anche a Pescara, poi a Silvi, anche per rendersi conto di quelle che sono le esigenze vere amministrative di questi territori. Ribadisco l'appello a tutte le forze civiche, tutte le forze centriste, cattoliche e liberali, in particolar modo agli amici dell'UDC, per portare avanti, perché no, è iniziato già questo dialogo, portare avanti questo dialogo che ci possa poi alla fine far conseguire l'obiettivo di una lista che metta dentro tutte le esperienze e che sia anche possa avere l'ambizione di eleggere più di un consigliere regionale alle prossime elezioni regionali.